la Cina. Per migliaia di anni ha dimostrato la sua grandezza e la sua forza erigendo alcuni dei più imponenti monumenti sulla Terra. E anche adesso si riconferma una delle più grandi potenze mondiali, con l'uso dell'acciaio e del cemento, del vetro e della pietra. Ma anche nella Cina odierna non c'è nulla di più straordinario di questo. A Pechino, la capitale cinese, esiste uno degli edifici più incredibili mai costruiti dall'uomo. Quando viene accesa la torcia olimpica, gli occhi del mondo sono puntati sullo straordinario centro acquatico nazionale. Una gigantesca serra che si scalda e si raffredda da sola, con uno scheletro così forte da potersi reggere su un lato e sopravvivere a un terremoto e un rivestimento sottile che neanche il fuoco può danneggiare. Immaginate di costruirci un edificio. In pratica, è come utilizzare il pluriball. Per me è perfetto. Ciò che nessuno immagina sono il sudore, la fatica e l'ingegno dietro la costruzione di questa mega struttura, la difficoltà nel credere nell'incredibile. Siamo rimasti davvero stupiti. Cosa volete fare? Le vite messe in sospeso. Ma mia moglie non mi ha parlato per un po'. E le acrobazie con la fune a 30 metri di altezza. Sembra da pazzi, ma è sicuro. Il Centro Acquatico Nazionale è un esempio visionario di ecoarchitettura e uno splendido monumento alla Cina del XXI secolo. Oltre che un tributo a una squadra che ha sconfitto la paura e il dubbio e non ha rinunciato finché non ha reso l'impossibile una realtà. Pechino. Materiali da costruzione arrivano in un cantiere. Niente di insolito per una città in continua evoluzione. Ma questi materiali da costruzione e questo edificio sono diversi. Molto diversi. 90 chilometri di acciaio. 22.000 travi. Nessuno schema convenzionale o linee dritte. Un labirinto di metallo. Tanto acciaio da ricoprire più di 200 piste di atletica olimpiche. Il tutto rivestito da plastica. Ben 100.000 metri quadrati, abbastanza da coprire 14 campi da rugby regolari, tagliati in cuscini che raggiungono il diametro di 9 metri. Ma sottili solo 0,2 di millimetro. Quasi 7 volte meno di un centesimo. Ufficialmente si chiama Centro Acquatico Nazionale, ma nel mondo della mega architettura è noto come cubo d'acqua. Una struttura a nido d'ape che sembra leggera e fragile come le costruzioni per bambini. Ma in realtà il suo peso raggiunge le 6.000 tonnellate e mezza, quasi quanto tutto il metallo della Torre Eiffel. All'interno delle pareti e del soffitto c'è soltanto aria. Non c'è niente di simile al mondo. Chi ha ideato questo incredibile edificio? Il capo ingegnere Tristram Carfre. Vedi questo? Sì. Gli architetti John Billman, Mark Butler e Chris Bosse. L'ingegnere antincendio Marianne Foley. L'ingegnere strutturista Mark Arkinstall. Il progettista edile Stuart Bull. L'ingegnere ambientale Aiko Scheppers, il responsabile del gruppo di progettazione cinese Ion Tao, sono solo parte di una squadra incredibile di 100 persone, tra architetti e ingegneri, che hanno immaginato qualcosa di originale, stupefacente e all'apparenza impossibile, e l'hanno trasformata in una mega struttura. Sydney, Australia, 2002. Lo studio di architettura PTW e gli ingegneri strutturisti della società ARUP collaborano con il consorzio cinese guidato dalla China State Construction Engineering Corporation per cercare di ottenere uno dei contratti di costruzione più ambiti al mondo.
Dal primo giorno la pressione è tanta. È letteralmente una corsa contro il tempo. Un enorme orologio in piazza Tiananmen a Pechino fa il conto alla rovescia delle ore e dei secondi che mancano all'inizio delle Olimpiadi estive del 2008. Per l'occasione, la Cina ha invitato i più grandi architetti e ingegneri del mondo a trasformare Pechino in una città olimpica, come non si era mai vista prima. L'obiettivo della squadra cinese-australiana: progettare e costruire il prestigioso centro acquatico olimpico. Ma la prima sfida che devono affrontare si trova proprio dietro l'angolo. Lo Stadio Olimpico Nazionale, meglio noto come il Nido d'Uccello. Un capolavoro strabiliante a un solo chilometro dal sito destinato al centro acquatico. Quando ho visto il progetto dello stadio ho pensato, oh no, come possiamo competere? Volevamo creare un edificio che fosse all'altezza dello stadio, ma quando abbiamo visto quel progetto, credo che lo sconforto abbia assalito ognuno di noi. La squadra cerca un design che faccia perdere la testa ai giudici. E cerca, e cerca, e cerca. Poi, dopo quasi 6 settimane di fallimenti e con la scadenza del concorso in vista, il momento eureka. Bolle di sapone. Nonostante l'apparente casualità, le bolle di sapone si aggregano insieme in schemi irregolari, con celle da 12 e 14 lati. La più efficiente divisione degli spazi in natura. E nonostante l'aspetto fragile, una serie infinita di bolle connesse ha una geometria che è perfetta per un edificio altamente tecnologico. Abbastanza forte da essere il modello di una mega struttura. 3 bolle di sapone si uniscono sempre a formare angoli di 120 gradi. Nel punto di congiunzione si forma un asse lungo il quale abbiamo posizionato un tubo. Ogni 4 assi c'è uno snodo. Inseriamo un giunto e con 3 moduli ecco una struttura. Alla fine, la squadra ha un progetto coraggioso e abbastanza originale da vincere la competizione. Ciò che manca è il tempo. Avrò dormito 2-3 ore a notte. Facevo un riposino quando mi sentivo stanco e un'ora dopo tornavo al lavoro. Ed era lo stesso per quasi tutti i componenti del team. Avevamo gli occhi rossi, come quelli dei conigli. Eravamo sotto pressione. Dopo aver trovato l'accordo sul progetto del cubo, avevamo 5 settimane per preparare un edificio particolarmente complesso. Non è stato facile. Il passo più difficile? Creare un modello per mostrare ai giudici l'aspetto dell'edificio finito. Nessuno sapeva se sarebbero stati in grado di completare questa impresa in sole 5 settimane. Eravamo disperati. Ci erano rimaste solo 2 settimane. E non sapevamo come realizzare il modello. A Melbourne trovano un'azienda che è disposta almeno a provarci. La Arca Australia è specializzata nella prototipazione rapida. Con l'utilizzo di un laser guidato da un computer, si scolpisce il modello di un nuovo prodotto creato a base di resina epossidica, incidendolo in strati spessi solo 1 centesimo di centimetro. Nel corso degli anni, i clienti hanno chiesto modelli per prodotti come caraffe d'acqua, tubetti di dentifricio e caschi per auto da corsa. E poi, nel 2003, il responsabile della prototipazione, Peter Lucas, riceve una telefonata dal team del cubo d'acqua. Avevano parlato con altre aziende che si erano rifiutate di produrre questo modello. Così hanno chiesto a noi. Eravamo davvero la loro ultima possibilità. Abbiamo accettato proprio perché era un progetto difficile, diverso rispetto a quelli che seguivamo tutti i giorni. Ma poco dopo, alla ARC riecheggia il vecchio detto: attenti a ciò che desiderate, potreste ottenerlo. Il computer andava di continuo in crash. Il file pesava 20 mega e noi di solito usiamo file da 2 o 5 mega. C'è stato un momento in cui abbiamo pensato davvero di non farcela.
Alla fine abbiamo deciso di costruire il modello in sezioni e gli architetti della PTW sono venuti fin qui, hanno caricato ogni sezione nel bagaglio a mano e sono volati a Pechino. Mancavano poche ore alla scadenza a quel punto. Il modello ultimato viene presentato in tempo per la scadenza. La squadra attende la decisione della Cina. Sanno che perdere sarebbe un duro colpo. Ma sanno anche che vincere e dover costruire qualcosa di mai realizzato prima potrebbe esserlo anche di più. Luglio 2003. Dopo quasi 4 mesi di lavoro, 7 giorni su 7, giorno e notte, la squadra del Cubo d'Acqua riceve la notizia. Tramite una votazione online, il popolo cinese ha scelto proprio il loro progetto per il centro acquatico olimpico. La prima reazione? Felicità, seguita dal panico. Quando sono tornati dalla competizione con le immagini di come sarebbe effettivamente stato il centro, pensavamo e speravamo tutti che sarebbe stato un po' più semplice. Siamo rimasti davvero stupiti. Cosa volete fare? Volevamo vincere a tutti i costi. E in quella situazione non abbiamo pensato a tutte le difficoltà che avremmo incontrato. Volevamo il lavoro. Una volta ottenuto, però, ci siamo seduti al tavolo e il pensiero comune è stato: ragazzi, ma si può fare davvero? E in effetti, le autorità cinesi si pongono la stessa domanda. La Cina aveva votato per un edificio unico al mondo. Ora i suoi progettisti devono dimostrare di poterlo realizzare. L'enorme struttura a nido d'ape in acciaio ha 22.000 travi nello stesso materiale, che non seguono linee dritte e convenzionali, uno schema che sembra senza senso. Sia il tetto che le pareti sono ricoperti di 100.000 metri quadrati di bolle, realizzate con un materiale abbastanza leggero e flessibile da rivestire questo labirinto apparentemente casuale, ma abbastanza solido da sopportare le tempeste di sabbia di Pechino, le estati bollenti e i gelidi inverni. Vetro? Troppo pesante e fragile. Cemento? Un disastro per il design. Per trovare la risposta, devono pensare fuori dagli schemi. Ecco l'incredibile ETFE. Un foglio di ETFE. Fantastico. Immaginate di costruirci un edificio. ETFE sta per etilene tetrafluoroetilene. I chimici lo definiscono un polimero fluorato. Il resto di noi lo chiama plastica. In pratica è come utilizzare il pluriball. Può sembrare quella della pellicola per alimenti o delle buste, ma l'ETFE è una plastica come nessun'altra. Ha un passato importante. Nel 1938, un chimico americano alla DuPont Chemical Company, che stava facendo esperimenti con i gas, creò accidentalmente una nuova sostanza, conosciuta in tutto il mondo come Teflon. Dal 1960 il Teflon è di grande aiuto in cucina, ma non tutti sanno che non è sempre stato il rivestimento antiaderente delle padelle e delle pentole. All'inizio il Teflon aveva uno scopo molto più serio. Durante la Seconda Guerra Mondiale venne utilizzato per ricoprire le guarnizioni all'interno delle prime bombe atomiche, per prevenire la corrosione e assicurare il successo. Qualche secondo dopo, a pochi chilometri di distanza, l'Enola Gay ha sganciato la bomba. Negli anni 70, l'America iniziò a mandare navicelle spaziali e astronauti oltre l'atmosfera terrestre e aveva bisogno di proteggerli dalle radiazioni cosmiche. Così la NASA e la DuPont modificarono la struttura chimica del Teflon e crearono l'ETFE. Gli anni 60 e 70 videro anche l'ascesa delle cupole geodetiche e di altre innovazioni architettoniche. E non passò molto tempo prima che architetti e ingegneri capissero il potenziale dell'ETFE.
La plastica miracolosa che una volta aveva contribuito a ridurre in polvere intere città, ora le avrebbe aiutate a catapultarsi nel futuro. I raggi ultravioletti del sole non danneggiano le TFE. Alcuni campioni creati decine di anni fa sono ancora nuovi. Pesa appena un centesimo del vetro ed è molto più flessibile. Incredibilmente, è anche più trasparente del vetro e fa entrare molta più luce. E grazie alle sue origini spaziali, è un isolante incredibile. Oggi l'ETFE riveste alcune delle strutture più impressionanti del mondo, come l'Eden Project, in Cornovaglia, Inghilterra, e l'Allianz Arena di Monaco, che ha ospitato i mondiali di calcio del 2006. Ma i 100.000 metri quadrati del cubo d'acqua rappresentano la più grande costruzione con l'ETFE del mondo. Una statistica impressionante che preoccupa gli ufficiali cinesi. Si chiedono che cosa succederebbe se 100.000 metri quadrati di plastica prendessero fuoco, con i 20.000 spettatori delle Olimpiadi all'interno. Per ottenere l'approvazione per il suo utilizzo, il capo ingegnere antincendio della ARUP, Marianne Foley, deve far cambiare idea a molte persone. E forse, prima di tutti, deve farlo lei. Quando mi hanno presentato il progetto, ho pensato, volete ricoprire l'edificio di plastica? Nella mia mente sono spuntate immagini di fiamme che avvolgono il lato dell'edificio. Niente di positivo, insomma. Sappiamo come si comporta la plastica durante un incendio. Fiamme altissime, gocce di plastica fusa che cadono sulla gente e le brucia. La maggior parte dei materiali reagisce così. Ma Foley scopre che l'ETFE non si comporta come le altre plastiche. Indaga sullo scenario peggiore. Un incendio all'interno del cubo d'acqua con 20.000 spettatori accorsi per le Olimpiadi. E si chiede, che cosa vedrebbero tutte quelle persone? Non si troverebbero di fronte uno scenario da film con le fiamme che avvolgono l'esterno dell'edificio, un inferno di fuoco, eccetera. Niente di simile. È molto più probabile che non vedrebbero nulla, anche se è una risposta un po' noiosa. All'interno dell'enorme cubo d'acqua, le fiamme farebbero fatica a raggiungere il rivestimento di ETFE. Ma se lo facessero? Nella fabbrica di ETFE, a Pechino, una dimostrazione rivela come andrebbero le cose. Se il fuoco arrivasse all'ETFE, il rivestimento non si incendierebbe. Infatti, questo tipo di plastica si scioglie solo finché dura il contatto con la fiamma. Non appena viene spenta, il processo si interrompe all'istante. Sembra una magia, ma l'esperto di ETFE, James Murphy, sa che è solo buona chimica. L'ETFE ha un composto chimico all'interno, il fluoruro, lo stesso dei dentifrici. È quello che spegne il fuoco. Il fluoruro, nell'ETFE, impedisce che ci sia abbastanza ossigeno da mantenerlo acceso. Non importa quanto a lungo rimane a contatto con le fiamme, l'ETFE non si incendia, si scioglie e cade giù. Il che offre un doppio beneficio, fa uscire i gas dannosi e il fumo dall'edificio, non impedendo la visuale e permettendo a tutti di salvarsi. Poi si vedrebbe qualcosa che sembra un enorme pezzo di pellicola trasparente che si accartoccia e si ritrae da un accendino, un buco e poi la gente che scappa. Il gruppo di progettazione dimostra che se il rivestimento del cubo d'acqua prendesse fuoco, si distruggerebbe e volerebbe via. Ma cosa succederebbe all'immenso scheletro in acciaio? Un incendio potrebbe scaldarlo tanto da indebolirlo e farlo crollare.
Le norme antincendio cinesi prevedono che le strutture in acciaio vengano ricoperte da una miscela chimica ignifuga, molto efficiente e molto brutta. Secondo i progettisti, vista la grande quantità di acciaio visibile, la melma ignifuga avrebbe fatto sembrare un capolavoro olimpico, un'enorme ciotola di zuppa d'avena. È un materiale terribile. L'idea di ricoprire il nostro gioiello con quella roba mi faceva ridere. Assolutamente impossibile. Ma per averla vinta, la squadra del cubo d'acqua deve dimostrare che la struttura a nido d'ape d'acciaio può sopravvivere a un incendio. E per questo deve fare le ore piccole. Potremmo avere un problema con le due travi. Dovevamo considerare quali effetti avrebbe avuto un incendio su questa struttura così intricata. Non avevo mai affrontato niente di così complesso, era insolito. Foley analizza scrupolosamente il progetto del cubo d'acqua per determinare la posizione più probabile dove si potrebbero sviluppare incendi e le parti più vulnerabili dell'edificio. Mentre il suo collega ingegnere Mark Arkinstall calcola quanto dovrebbe essere forte la struttura in acciaio per sopportare un incendio senza rivestimento protettivo. Come ingegnere antincendio, il mio compito era di capire che tipo di incendi avrebbero potuto svilupparsi, la loro entità, quanto si sarebbero avvicinati all'acciaio, e da lì studiare una probabile distribuzione della temperatura, cioè quale temperatura avrebbe raggiunto ogni porzione di acciaio. A quel punto entrava in gioco Mark per analizzare che effetto avrebbe avuto la temperatura sugli elementi in questione e a quanto sarebbe dovuta arrivare per far sì che quell'elemento non sostenesse più il carico e come si sarebbe comportato il resto della struttura. Con loro grande sollievo, questa analisi rivela che la struttura a nido d'ape del cubo d'acqua sopravviverebbe a un grande incendio. Se alcune travi si sciogliessero a causa del calore eccessivo, quelle adiacenti sopporterebbero il carico, impedendo all'edificio di crollare. I 20.000 spettatori olimpici al suo interno sembrano essere al sicuro. Ma il cubo d'acqua deve soddisfare un altro cavillo delle norme antincendio che potrebbe rivelarsi un disastro in termini di design. Le norme cinesi prevedono che un edificio per 20.000 persone debba avere 200 metri di uscite, che corrispondono più o meno a due lati interi del cubo d'acqua. Queste prevedono anche che gli edifici pubblici dispongano di spazi chiusi, antincendio, come delle scale, che conducono a uscite d'emergenza. Ma nel cubo d'acqua non esistono spazi chiusi. L'interno è un enorme open space. La squadra di progettisti torna al tavolo da disegno e fa di tutto per convincere le autorità cinesi che il loro progetto è sicuro. Anche se i test mostrano che le TFE si scioglie, non brucia e permetterebbe al fumo di fuoriuscire dal cubo d'acqua in fiamme. Marianne Foley crea un modello dei percorsi più probabili che prenderebbero fumo e fuoco e posiziona erogatori sprinkler e aspiratori lungo queste vie per estinguere rapidamente qualsiasi incendio e far uscire il fumo dall'edificio. Con queste misure di sicurezza extra in atto, ritiene che le scale antincendio chiuse e 200 metri di uscite non siano necessarie, né tantomeno efficienti. La gente non le usa davvero. Non piacciono, mettono paura. Tutti preferiamo lasciare un edificio dallo stesso punto da dove siamo entrati, o comunque ci creiamo una mappa mentale. Così sappiamo come uscire, dove dirigerci e cosa aspettarci. Colpiti dai ragionamenti del team, gli esperti antincendio cinesi approvano il progetto del cubo d'acqua, senza alcun cambiamento. È stato bellissimo. I revisori del progetto hanno definito la nostra opera ingegneria d'avanguardia. Hanno detto che avevamo fatto qualcosa di incredibile e ci sostenevano. Ci ha fatto piacere. Ma ovviamente gli incendi non sono l'unica preoccupazione delle autorità. Può la gigantesca struttura a nido d'ape sopravvivere in una delle zone sismiche più pericolose della Cina? Le notti insonni e le giornate al computer non sono ancora giunte al termine. Nel 1976, un solo terremoto uccise 240.000 persone
ad appena 180 km da Pechino, la città dove sorge il centro acquatico. Con il conto alla rovescia per le Olimpiadi che avanza, la sfida è dimostrare che il cubo d'acqua può resistere a un terremoto. L'ingegnere della ARUP, Mark Arkinstall, dovrà dimostrare di essere all'altezza. Dal punto di vista dell'ingegneria strutturistica, dovevamo essere sicuri che questo edificio complesso sarebbe rimasto in piedi nonostante terremoti, venti, qualsiasi cosa. E non è come progettare un semplice magazzino. Il cubo d'acqua è una struttura che nessuno ha mai visto prima. La sfida? Rendere lo scheletro del cubo d'acqua abbastanza forte da sostenere forti venti, tempeste di sabbia, neve e terremoti. Ma abbastanza leggero da non collassare sotto il suo stesso peso. Dopo aver testato al computer 190 scenari diversi, la squadra dimostra che, nonostante somigli a qualcosa costruito con i bastoncini magnetici, il cubo d'acqua si comporterebbe molto bene in un terremoto. La maggior parte delle grandi strutture, durante un terremoto, resiste alla scossa con la forza, la terra trema, l'edificio per la forza d'inerzia si muove con la terra che trema e questo crea grandi tensioni strutturali. Nel nostro caso, quando la terra trema, la struttura diventa plastica, cioè l'acciaio inizia a cedere, sposta la forza altrove, la ridistribuisce al suo interno. Infatti, le 22.000 travi e le giunture in acciaio del cubo d'acqua gli danno la grande capacità di assorbire l'energia di un terremoto, forse più di qualsiasi altro edificio mai costruito. Il sismologo An Jian dice che il design del cubo batte i terremoti piegandosi per non rompersi. Ho studiato le strutture di diversi edifici danneggiati da terremoti. Ho scoperto che quelli in legno e bambù sono molto resistenti alle scosse, come le strutture di legno che ho studiato sui luoghi del disastro. Il cubo d'acqua è solido, proprio perché è flessibile. Ma resta ancora una sfida. I costruttori hanno bisogno di una planimetria computerizzata in 3D, un modello virtuale che assembli l'intero edificio nel cyberspazio. Sta al progettista edile Stuart Bull farlo diventare realtà. Avevo paura. Sapevo che andando avanti sarebbe stato sempre più difficile dal mio punto di vista. Bull ha 7 mesi per creare un modello accurato del cubo d'acqua. Potrebbe sembrare parecchio tempo, ma non per un edificio che ha ben 22.000 travi di acciaio irregolari. Il tuo unico pensiero è: devo finire adesso. Perché non funziona? E allora torni all'inizio. La prima volta riesci a farlo funzionare, poi la seconda no. Perché? Abbiamo rotto diversi computer. Non reggevano il ritmo. Non è stato piacevole. Mia moglie non mi ha parlato per un po'. Mi faceva stare nella stanza degli ospiti e mi diceva: uscirai quando avrai finito. Diversi mesi e diversi computer rotti più tardi, Stuart Bull può uscire dalla stanza degli ospiti e i costruttori del cubo d'acqua hanno una planimetria accurata. Ora devono darsi da fare. I lavori iniziano nel dicembre del 2003. Gli operai gettano le immense fondazioni e iniziano ad assemblare le 22.000 travi d'acciaio. È una sfida enorme e la affrontano a testa alta. La struttura in acciaio è molto complessa. Si tratta di decine di migliaia di parti e giunture che bisogna unire e posizionare con grande accuratezza.
Inoltre, dato che è costruita con acciaio ad elevata resistenza e non quello normale, il lavoro di saldatura è stato particolarmente difficile. Dovevamo assicurarci che la qualità dei giunti saldati fosse abbastanza alta da impedirne il collasso. Una sfida durissima. Se il cubo d'acqua fosse stato costruito in Australia, Inghilterra o America, l'approccio dei costruttori probabilmente sarebbe stato quello di erigere grandi segmenti della struttura da posizionare in seguito, saldando i punti di giuntura dei moduli insieme. Invece in Cina, un esercito di saldatori e operai ha costruito l'edificio installando le travi partendo da un lato, proseguendo su per il tetto, per poi finire dall'altro lato, non procedendo per moduli. Entro agosto del 2005, l'enorme reticolo in acciaio del cubo d'acqua si erge di fronte all'Olympic Green. È il momento di ricoprirlo di ETFE. E se la costruzione dello scheletro massiccio ha richiesto forza bruta, produrre il suo rivestimento ultra sottile e ultra leggero richiede un po' di seria ginnastica mentale. In questa fabbrica di Pechino, gli operai trasformano grandi fogli di ETFE in 3.500 cuscini per il cubo d'acqua. Ciascuno è stato progettato in Germania. A Pechino, i tecnici trasferiscono le dimensioni uniche di ogni pezzo da un software tedesco a un database cinese. Calcolando come tagliare ogni foglio di ETFE con il minor spreco di materiale possibile. Nel frattempo, altri operai stendono enormi fogli di ETFE sopra un piano aspirante e li fanno aderire perfettamente alla superficie. In seguito, un software guida una lama che taglia i cuscini delle dimensioni esatte. Ogni pezzo finito dovrà essere identico a quello progettato. Per il proprietario della fabbrica, Stephen Linhart, l'inizio della produzione porta tante notti insonni. Era fondamentale che ciascun pezzo, ciascun cuscino, fosse delle dimensioni esatte, fosse creato nel giorno giusto e con l'orientamento corretto per essere installato dagli operai. Se avessimo commesso il minimo errore, questo si sarebbe ripercosso su tutti gli altri pezzi e sarebbe stato un disastro tecnico, ma anche finanziario. Per fortuna, il software ha funzionato bene, ogni cosa è andata come doveva. Tra tutti i 3.500 pezzi, in realtà, abbiamo dovuto rifarne solo uno, perché purtroppo c'è stato un errore di produzione. Da quando vengono tagliati, tenere sotto controllo i pezzi dei cuscini diventa un'ossessione. Sono numerati per corrispondere alla planimetria e conservati in raccoglitori con lo stesso numero. Gli operai saldano una corda all'estremità di ogni cuscino per poterlo fissare a un telaio in alluminio. Ultimo passo, controllo qualità. La fabbrica installa e gonfia ogni singolo cuscino. Se c'è qualche problema, deve saltare fuori in questo momento, prima di effettuare la consegna al cubo d'acqua. Ogni errore costa tempo prezioso, che purtroppo scorre inesorabile. Installare i 100.000 metri quadrati di cuscini in ETFE nel cubo d'acqua non è più semplice che produrli. James Murphy si occupa della fabbricazione e dell'installazione dell'ETFE per l'edificio. Per sistemare i cuscini nella posizione corretta, gli operai erigono un enorme ponteggio con centinaia di migliaia di tubi. È un ponteggio mobile. Completiamo un terzo dell'edificio. Poi vedete questi binari? Quando finiamo la costruzione in quest'area, spingiamo in avanti
il ponteggio lungo i binari e ci spostiamo nell'area successiva. Finito lì, ripetiamo il processo. Il ponteggio è sicuro. Sembra da pazzi, ma dopo 2 anni e mezzo di lavoro è sicuro. Ultimato il ponteggio, si procede all'installazione con forza bruta e sudore. Dato che gli operai trasportano a mano i cuscini in ETFE a 30 metri di altezza. E sudano parecchio. In cima al ponteggio, la temperatura sotto il tetto è di 10 gradi più alta di quella registrata a terra. In estate può superare i 50 gradi. Nel caldo spesso cocente, gli operai devono completare un difficile processo: gonfiare alcune delle più grandi bolle al mondo. Primo passo: aprire il cuscino in ETFE e ruotarlo finché non è nella posizione giusta rispetto al telaio per il quale è stato progettato. Prossimo passo: agganciare il cuscino al telaio. Una fase cruciale che deve essere realizzata con cura. Perché il cuscino, una volta installato, viene steso al massimo in una ragnatela enorme e in un delicato equilibrio di forza e controforza. Per ogni 3 piedi o 1 metro si ha la forza, equivalente a un maggiolino della Volkswagen che tira orizzontalmente. Quella forza è controbilanciata da quella di quest'altro cuscino attraverso questo giunto. È tutto un gioco di equilibri. E questo lo rende un sistema molto efficiente. Per costruire il cubo d'acqua, il processo va ripetuto 3500 volte. Un lavoro incredibile. Ma è il sistema di gonfiaggio dei cuscini che dimostra perché il cubo d'acqua è una struttura ecosostenibile. L'aria è parte della struttura. I cuscini non sono strutturali senza di essa. È l'aria che tiene su il nostro edificio e lo rende diverso da qualsiasi altra costruzione al mondo. E che ci crediate o meno, è una minuscola quantità e di conseguenza occorre poca potenza per gonfiarla, più o meno quella consumata dal frigorifero domestico. In pratica abbiamo una grande superficie di cuscini riempiti con aria, a basso costo. Proprio alla base del ponteggio c'è un grande tubo che si restringe man mano che sale, fino ad arrivare sino in cima. Il nostro obiettivo principale è risparmiare sui materiali e rendere l'edificio più rispettoso dell'ambiente. Non viene sprecata energia laddove non serve. Ma un edificio alto 30 metri e di 70.000 metri quadrati sicuramente avrà bisogno di una gigantesca pompa per tenere 3.500 cuscini gonfi, no? Sbagliato. Il cubo d'acqua è diviso in 18 zone di gonfiaggio. Ognuna ha i propri ventilatori che mandano aria ai cuscini. Un sensore in ciascuna zona avverte le macchine se ai cuscini serve più aria o se sono ben gonfi. I ventilatori vengono accesi e spenti secondo la necessità, usando la minima quantità di energia necessaria. Un sistema di gonfiaggio che può tenere 100.000 metri quadrati di ETFE gonfi e alla giusta pressione, senza sprecare energia, è un ottimo esempio di buona ingegneria. Ma la caratteristica più ecosostenibile dell'edificio non prevede l'uso di alcuni software. Quando si costruisce un edificio sostenibile, bisogna considerare il clima. A Pechino si arriva anche a meno 13. Il che è un problema, perché dopo le Olimpiadi il cubo d'acqua deve diventare il centro natatorio di Pechino. Immaginate di girare mezzi nudi lì dentro con meno 13 gradi fuori. Per questo abbiamo progettato l'edificio come una sorta di serra, per riscaldare l'ambiente. Grazie alle TFE, riscaldare il cubo d'acqua in inverno non è un problema. Il tetto in cuscini in ETFE è energicamente efficiente, come se fosse di pannelli solari.
Il rivestimento esterno intrappola il 20% dell'energia solare che colpisce l'edificio e lo utilizza per scaldare l'interno e le piscine. Inoltre fa entrare talmente tanta luce che in alcune aree si arriva a risparmiare il 50% sulla bolletta. Perché abbiamo usato i cuscini trasparenti? Proprio perché l'interno potesse essere riscaldato dalla luce solare fino a tardi. Così si risparmia parecchio sui costi. Inoltre, i raggi del sole scaldano sia l'ambiente interno che l'acqua delle piscine. Questo ci permette di ridurre il consumo di circa il 30% rispetto a uno stadio convenzionale. L'effetto serra creato dall'ETF rende il cubo d'acqua un edificio ecosostenibile, ma solo per 6 mesi all'anno. Il problema è l'estate, quando a Pechino ci sono 31 gradi. Dovevamo assicurarci che non ci fosse troppo caldo. Lo stesso effetto serra che tiene il cubo d'acqua al caldo d'inverno lo renderebbe un forno in estate. Quindi, in qualche modo, deve raffreddarsi in maniera altrettanto ecosostenibile, senza usare troppa energia. È qui che entrano in gioco questi pallini scuri. Non sembrano niente di che, ma non giudicate dalle apparenze. Grazie allo schema con cui sono posizionati sulle bolle, il cubo d'acqua può regolare con efficienza la temperatura e restare fresco in estate con il minimo aiuto da parte dell'aria condizionata. I pallini riflettono l'energia solare, lasciando entrare la luce. Più questi sono fitti, più il calore resta all'esterno. Più sono radi, più calore entra. Quanti sono e come sono posizionati dipende solo dalla zona. La quantità di pallini su ciascun cuscino dipende da quale attività avviene in quella zona. Per esempio, nel bar dove le persone stanno principalmente sedute e si rilassano, non ci può essere troppo caldo per colpa del sole. Sarebbe sicuramente poco piacevole. Quindi i cuscini in quella zona hanno un gran numero di pallini scuri. Circa il 55 o 60% della superficie, il che ci permette di ridurre il carico di raffreddamento del 40%. Un risparmio notevole. Al contrario, in altre zone, i pallini coprono il 20% dei cuscini. All'esterno arrivano al 50% e ai lati della struttura al 10%, per ottimizzare al meglio ogni parte del cubo affinché rifletta i raggi solari, ma ne faccia entrare abbastanza per ridurre la quantità di luce artificiale necessaria all'edificio. È questa la magia e la meraviglia delle stampe sui cuscini in ETFE. Ma c'è un altro modo in cui l'ETFE rende il cubo d'acqua un prodigio dell'architettura sostenibile. Qualcosa che spiega perché gli operai hanno lavorato con temperature fino a 50 gradi. Infatti, il soffitto del grande centro acquatico è il luogo dove viene conservata l'energia prodotta dall'edificio stesso, tra lo strato esterno e quello interno di ETFE. Queste bolle in ETFE hanno due strati e l'energia all'interno viene recuperata. In inverno resta dov'è. Lo spazio viene sigillato e l'energia recuperata. In estate, invece, viene fatta uscire. Vengono aperte alcune bolle posizionate in alto e in basso e l'energia viene convogliata all'esterno. Ci sono ventilatori per gli spettatori che abbassano la temperatura solo nella zona a loro riservata. Gli atleti non vengono interessati. Sono piuttosto sensibili al cambio della temperatura. La ventilazione naturale ha un altro effetto positivo. Aiuta il ricambio d'aria tra interno ed esterno. Risparmiamo calore per riscaldare la piscina e recuperiamo persino l'acqua piovana. L'ETFE sembra invincibile, ma anche questa superplastica ha un tallone d'Achille. L'ETFE può sopportare decenni di radiazioni ultraviolette, folate di vento e tempeste di neve, ma è così sottile che si taglia con un coltello.
La manutenzione di un edificio con 100.000 metri quadrati di plastica nel caldo, freddo, bagnato, polveroso e inquinato mondo urbano richiede un'attenzione speciale e una formazione speciale. La manutenzione del cubo d'acqua non è come quella di altri edifici e non è per i deboli di cuore. L'azienda che fornisce l'ETFE, la Vector Folitech, ha formato una squadra speciale cinese per ispezionare e riparare i cuscini esterni. Qui vediamo uno di questi operai specializzati trovare e riparare un piccolo foro in un cuscino, creato da un idrante che puliva l'edificio per eliminare la polvere di Pechino. Ma proprio in questa sua fragilità c'è chi vede la forza dell'ETFE. Di solito, quando si punta un idrante a un edificio, c'è il rischio di rompere o persino di buttare giù muri. Una parete in cemento non avrebbe speranze. Il nostro cuscino aveva un piccolo buco, ma ha continuato a funzionare come se non fosse successo niente. È bastato calarsi su un lato dell'edificio e creare una piccola toppa temporanea per impedire all'acqua piovana di entrare dentro. In seguito basterà preparare una toppa più duratura e riapplicarla. Nel giro di poco sarà praticamente invisibile. Il cuscino è in grado di aggiustarsi da solo, perché è sotto pressione. È questo il grande vantaggio dell'ETFE. Basta una piccola riparazione e l'edificio può continuare a servire alla sua funzione. Se il rivestimento fosse stato in vetro, avremmo dovuto sostituire tutto il pannello, un processo molto complicato. Nell'estate del 2007, all'interno del cubo d'acqua, gli operai installano e gonfiano l'ultimo cuscino in ETFE. All'esterno, le pareti e il tetto ultimati rivelano già quale incredibile capolavoro è il Centro Acquatico Nazionale. Non penso che qualcuno si sarebbe mai tirato indietro da questo progetto, nonostante i dubbi personali sul fatto che fosse troppo difficile. Tutti volevamo arrivare fino in fondo e realizzare ciò che all'inizio sembrava impossibile. Onestamente, ancora oggi non so come abbiamo fatto. È un edificio così incredibile. Non si raggiunge il massimo senza fatica. Al termine della sua costruzione, la Cina può mostrare la sua ultima meraviglia al mondo intero. Creato dai cinesi in tutto il mondo. Rappresenta le loro speranze e i loro sogni in occasione delle Olimpiadi. Il progetto è stato ideato dai cinesi, il che è insolito per edifici così iconici. La costruzione è stata realizzata interamente da operai cinesi, utilizzando innovazioni tecnologiche cinesi. È qualcosa di cui andare molto fieri. Esperti come Zhou Rong, dell'Università di Tsinghua, hanno definito il cubo d'acqua grande quanto i monumenti del passato, ma un incredibile tributo alla Cina del giorno d'oggi. Nel XXI secolo non dovremmo ritenere il cubo d'acqua l'equivalente moderno della città perduta e della grande muraglia. Al contrario di quest'ultima, infatti, è un edificio trasparente. Si può vedere attraverso di esso. È questa la nuova immagine della Cina. La stessa immagine che il cubo d'acqua presenta al mondo esterno. Per me è semplicemente perfetto. Nel primo giorno delle Olimpiadi di Pechino, atleti, spettatori e il pubblico a casa restano stupiti da questa mega struttura unica al mondo. E tutte le persone che hanno lavorato così a lungo e così duramente per idearla e costruirla, finalmente possono rilassarsi.